Siamo venuti qua sotto al Parlamento a protestare rispetto a questa scelta di inciucio fatta fra PD e PDL per Marini, perché il Movimento 5 Stelle ha fatto una scelta serissima con Gabanelli e la Rodotà, segno evidente che la rete sa scegliere e sa fare anche quelle scelte necessarie per la governabilità del Paese. E alla prima chiama non è passato, gracias a Dios, Marini. È successo che io ho parlato da poco con una deputata del PDL, la quale mi ha detto testuali. Certo, noi e Silvio avremmo preferito D'Alema, però ci accontentiamo di Marini. Questo è stato quello che mi ha detto una del PDL. Marini e Marino è una... C'è che il Partito Democratico ha una base fatta di belle persone, perché di questo si tratta. E che restituiranno la testa, sono il primo che restituiranno la testa. Io mi metterò dal PD. E c'è che il Partito Democratico oggi ha la possibilità di fare una scelta chiara. Parole facili, semplici. O i cittadini, il bene comune, la collettività, o Berlusconi. Vediamo chi sceglieranno. Se voteranno Berlusconi non vi azzardate mai più a dire che siamo noi ad aver messo l'Italia in mano a Berlusconi. Non è più permesso. Ok, grazie ragazzi. Rodotà è persona non contestabile, ex presidente PDS, costituzionalista, importante sostenitore della ripubblicizzazione dei servizi locali. Il PD, anziché fare questa scelta importante per il Paese, preferisce scegliere in una stanza con il PDL un esponente della vecchia Repubblica, quale è Marini, quindi noi siamo indignati. Prendiamo anche atto che questa nostra scelta, importantissima e valida, è importante per la governabilità del Paese, ha reso anche evidente la totale fragilità del PD che si è spaccato, e in questo senso prendiamo atto che il senatore Marino, oltre che copiare i nostri programmi per Roma, i nostri slogan, ha anche scelto di appoggiare colui che noi abbiamo indicato come presidente, appunto Rodotà. E a questo proposito lo invitiamo anche a votare il nostro candidato sindaco per Roma, Marcello De Vito. Lo attendiamo alla prossima riunione, grazie.